L'hanno sparata su tutti i social, gli amici del PD. È bello, quindi chiederò al PD di appenderlo anche per le strade, perché devo dire che hanno fatto una bella... vogliono correre insieme a me, insomma. Sì e no. Sì e no, sorpreso perché forse me ne aspettavo di meno. Non particolarmente sorpreso perché da un po' di tempo mi accorgo di essere sotto i riflettori, quasi di fare paura. E quindi mi aspetto che qualcuno si risenta o comunque abbia il timore che questa mia discesa in campo possa portare uno sconvolgimento negli equilibri che si erano stabiliti. Okay. Lei intende poi iscriversi alla Lega oppure? Io sono candidato indipendente. Rimarrà anche dopo. Ritengo di sì. Io sono sospeso dal servizio in questo momento per un provvedimento disciplinare preso il 27 febbraio. Ma lei, essendo sospeso dal servizio, non ha bisogno di chiedere l'aspettativa per questa candidatura? Come funziona a livello di legge? La candidatura non sarebbe in aspettativa. Per la candidatura e per le attività politiche la legge prevede che il militare venga posto in licenza straordinaria per elezioni. Io comunque ho già comunicato quello che è pubblico, ovvero che parteciperò a queste elezioni europee e quindi chi di dovere mi metterà nella posizione amministrativa prevista dalla legge. Quindi durante le elezioni, quella legge prevede che durante il periodo elettorale, la campagna elettorale, il militare è posto in licenza straordinaria per le elezioni. Qualora venga eletto, viene posto in aspettativa. In aspettativa ancora io non ci sono. Tra gli altri, Dario Nardella l'ha invitato a...